sappiamo più o meno tutti, è facile, no? Come si allena la mente a essere sempre proattivi? Innanzitutto a crederci, e secondo a contaminare, perché io faccio parte di una mentalità dove la collaborazione e la squadra è alla base di tutto, dove il noi viene prima dell'io, e quindi dal momento in cui io credo che la mia squadra, il mio team, la mia azienda può comunque avanzare, può comunque andare avanti, io do l'esempio, ok? E quindi contamino anche le persone che sono più reticenti, le persone che sono più resilienti, le persone che ci credono di meno. È un lavoro forte, è un lavoro non facile. Ho avuto giocatrici che sul 2-0 davano per persa la partita e ho dovuto combattere con questa mentalità perché non mi piaceva, perché non puoi vincere sempre facile, no? Devi vincere anche quando la partita diventa davvero complicata e tu sei l'ultima, no? E l'avversario dilaga. Ecco, combattere, tra virgolette, è stare in campo e giocare punto su punto, perché la partita finisce solo quando l'arbitro fischia e tutto questo è stato allenato, no? Con una mentalità. Non è stato semplice, non è nato dal giorno alla notte, è stata proprio un'esigenza nostra di squadra, di team, di collaboratori, di persone che hanno chiesto aiuto, che hanno voluto raggiungere insieme l'obiettivo. A volte l'hanno raggiunto, a volte no, però perlomeno hanno fatto ognuno un qualcosa in più rispetto a quello che facevano ieri.